Cari amici, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Eugenio Maria Fagiani per conoscere assieme Ludwig, la forza della musica, una straordinaria avventura che puntata dopo puntata ci permette di conoscere sempre più, entrare nello spirito di questo grande, grandissimo compositore tedesco di cui ricordiamo lo scorso 17 dicembre si è ricordato ufficialmente il giorno della nascita, avvenuta a Bonn nel 1770. Dico si è ricordato ufficialmente perché, come più volte abbiamo già ricordato, la effettiva data di nascita è dubbia. Forse il 15, forse il 16, non lo sappiamo. Di certo fu battezzato il 17 dicembre del 1770 ed è proprio quella data che ci permette di fissare il 250° anniversario della sua nascita. Però spirituale, sì, certamente. Ma è un problema comunque ricorrente nella storia della musica. Bach stesso non si sa quando sia nato il giorno esatto, si festeggia il 21 marzo, quindi è in bella Sì, compagnia. anche perché l'idea della registrazione del nuovo nato è un concetto, insomma, che si è anche obbligo di legge, arrivo a dire, Sì, è venuto poi posteriore. in anni neanche troppo lontani. Ecco, Sì, questo beh. ci porterebbe fuori strada, ma veramente è una conquista recente. Però è legato molto con la famiglia Beethoven, perché come tante famiglie dell'epoca i figli erano tanti, ma che poi sopravvivevano erano pochi, di conseguenza era tanta la moria che neppure venivano registrati quelli che morivano appena nati o cosa, si registravano quelli battezzati, da qui il Appunto, problema di appunto, tutti ecco. questi. Ecco, la puntata di oggi, Eugenio, dando anche una continuità al motivo per cui ci siamo lasciati la scorsa settimana, ci siamo lasciati con la prima composizione ufficiale del giovane Ludwig, ma ufficiale nel senso pubblicata, perché in realtà ne abbiamo avuta un'altra che adesso ascolteremo appena tu ci darai l'ok per lanciarla. Prima però volevo con te ricordare la famiglia in cui nacque il piccolo Ludwig, una famiglia di Bonn, l'abbiamo già detto, l'abbiamo sottolineato, una famiglia tutto sommato né bene né male, insomma si direbbe una di piccola borghesia, portando oggi alle nostre categorie. Una madre sempre sullo sfondo, poi vedremo perché, un padre non sullo sfondo ma violento, violento, dedito all'alcol, con un forte senso di fallimento personale. Cominciamo a dire che, come quasi tutte le famiglie dell'epoca, portavano avanti al loro interno la professione, quindi nell'artigianato piuttosto che nell'agricoltura, piuttosto che in altri ambiti, ognuno portava avanti ciò che nella famiglia era la professione. Nel caso di Beethoven, una famiglia di musicisti, perché il nonno era stato maestro di cappella e quindi aveva anche una preparazione e una fortuna tutto sommato rilevanti per il periodo storico e per la realtà di un principe elettore che comunque, pur essendo una città piccola, pur essendo un po' in provincia, eccetera, ma aveva comunque un'importanza. Il padre invece, chiedo No, scusa, no, prego. era un cantante all'interno della cappella musicale che però non mantiene le aspettative della famiglia. Probabilmente vive una certa frustrazione, vive una realtà che a seguito anche delle guerre aveva portato anche a un ridimensionamento degli ingaggi, degli emolumenti, di tutto e Certo. quindi subisce una situazione. Probabilmente anche lui, noi non conosciamo poi così tanto su quest'uomo se non le testimonianze di chi in qualche maniera ha riportato le memorie di Beethoven o di altri, insomma. E di conseguenza abbiamo solamente ricordi negativi. Non è per giustificare la frustrazione, quello che abbiamo detto prima, che può portare a violenze, alcolismo o altre cose. Però il però è grande perché viviamo in una realtà che è completamente differente dalla Diversa, nostra, bravo, è questo è corretto dirlo. inimmaginabile, è inimmaginabile. Di conseguenza è un qualcosa che probabilmente era in essere in tanti ed era probabilmente tollerato, come vengono tollerate tante cose negative, e che solamente lo sviluppo della società fa migliorare. Certo.
il tema dei diritti, poi alla fine dei diritti Certamente. dell'uomo, insomma, dove c'è una dei minori della fattispecie, tanta sensibilità non c'era. Non c'era anche perché, anticipo forse un tema, Eugenio, il tema anche della mortalità infantile, dove il bambino non era tanto considerato come il dono, con il dono per una famiglia, un arricchimento, quanto un'altra bocca da sfamare per certi aspetti o una forza lavoro da far crescere per aiutare. Ecco, quindi. Tutto veniva contestualizzato. Se paradossalmente l'aristocratica aveva bisogno di tanti figli per mantenere l'eredità e quindi il titolo, eccetera, i possedimenti o cosa, Certo. paradossalmente il povero, forse in determinati ambiti, si guardava in prospettiva di avere forza lavoro in famiglia. Però nella maggior parte dei casi la mortalità infantile era data da tante cause. Una è molto curiosa perché si dice anche per Mozart, e questa è una cosa che fa riflettere anche sul cambiamento dei costumi. Pare che questi ragazzini appena nati, questi bambini, venissero alimentati ad acqua e che quindi c'era un qualche cosa che li faceva deperire. Se questi non erano Insomma. abbastanza robustini o cose, in un attimo poi andavano. È un qualcosa che quando si legge nelle cronache dell'epoca è folle. Poi c'erano tutte le varie malattie, c'era di tutto e di più, quindi la mortalità era Vaccinazioni non ce n'erano. assolutamente, ma poi non era neanche nell'ordine di idee il pensare in maniera positiva a tutto quello che sarebbe arrivato. E quindi la bocca da sfamare, però poteva essere anche l'aiuto del futuro, e quindi nel caso di Beethoven viene lui su tutti i figli visto come quello, visto che ha mostrato un po' di inclinazione naturale musicale, visto come quello che può ridare fortuna alla famiglia, ma più in senso economico che neanche Ah, sì. di valore. E il padre, conscio dell'esperienza mozartiana, che comunque era celeberrimo ovunque, nato nel 1756, quindi non dei secoli prima, quindi Memoria 14-15 anni certa ne prima, aveva, ecco, se ne parlava. vivente e tutto. Fa in modo che il papà Beethoven dica: vediamo se questo mi fa arrivare dei soldi, detta proprio brutalmente. E quindi, in qualche modo, vista l'inclinazione naturale, quando questo è molto piccolo, mente spudoratamente sull'età e cerca in qualche modo di approfittare della Facendolo più giovane, situazione. più piccolo. Però le tournée che aveva previsto per andare, che già erano state difficili per Mozart padre da organizzare, perché ora noi la facciamo facile quando vogliamo prendere delle ferie dai lavori che abbiamo, e non è facile, molto spesso. All'epoca prendere congedo non pagato e quindi assentarsi per dei mesi da una corte, che poi magari può prendere qualcuno di migliore di noi e lasciarci definitivamente a casa, Mai lasciare la seggiolina. faceva in modo che tutto diventasse molto complesso. Se poi la corte ci reputava interessanti o cosa, non ci lasciava partire. Se poi si è in ristrettezze economiche e quindi la corte è ancora più risicata come numeri, diventa impossibile partire. Ecco che allora tutte queste cose fanno desistere anche il papà Beethoven, non si concretizzano le opportunità che lui pensava, ulteriore frustrazione e ulteriore problema. Forse rispetto anche al padre di Mozart era più debole anche la sua posizione, perché di qui siamo Abbiamo dei caratteri completamente siamo a diversi. Salisburgo in un altro Sì, contesto. quello certamente, però abbiamo due caratteri molto diversi fondamentalmente. Papà Mozart è ambizioso, sa come muoversi perché ha comunque una certa notorietà all'interno del suo strumento musicale, avendo pubblicato un metodo di violino conosciutissimo, e quindi comunque ha delle porte aperte. Papà Beethoven no, quindi deve bussare a ogni portone per vedere come potrà essere. E non gli va bene. Oltretutto, c'è da capire quanti davvero credessero alla menzogna dell'età o meno. Noi sappiamo per certo che Ludwig conosce la sua data di nascita quando è già quarantenne. La Quindi anche quello data vera. è molto curioso, insomma, perché alla fine un uomo di 40 anni all'epoca, non dico che sia un anziano, però è sul viale del Beh, lui è tramonto della morto a vita. 57 ed era già considerato, Un grande vecchio, in sì, sostanza, ma perché la mortalità, torniamo sempre lì, era era molto molto, bassa. molto bassa. Beethoven
bastava prendere un raffreddore, non è che c'era chissà cosa, c'era l'aspirina. Cioè, no, perché tutto va, chiaramente va contestualizzato, perché altrimenti è facile con gli occhi, insomma, questo è un po' un errore in cui non bisogna mai cadere per alcun periodo storico, quello di leggere ogni cosa con gli occhi nostri. È chiaro che va tutto riportato a laddove, da dove si è svolto. Tra l'altro, una cosa che mi piaceva anche un attimo soffermarsi, proprio per capire ancora meglio il giovanissimo Ludwig, lui l'obbligo scolastico non c'era, quindi lui fece quello che poté fare, quindi, come si dice, imparare un po' a leggere, un po' a scrivere e a far di conto, e poi aveva chiuso tutto il ragionamento, anche perché ho letto, quindi correggimi se l'informazione non è corretta, il padre, sempre questo padre, non è che ci tenesse poi così tanto a questa istruzione del figlio, per cui una volta imparate le cose così torniamo al discorso della differenza di genitore. Leopold fa fare le lingue al figlio, latino, gli dà comunque un'impronta cosmopolita. Quando poi questi si muove, lui parla fluentemente in italiano, parla in francese, parla... E compone, anche. Sono situazioni dove la grandezza del conoscere una lingua non è nel saperla parlare, ma è quando ci si gioca. Mozart è un grande conoscitore di italiano perché gioca con le parole, proprio perché conosce la lingua nella dita, certo. Esatto. E questa è la differenza che quindi già dall'inizio mette delle difficoltà. La madre di Beethoven è una signora che, giovane, ha a che fare con tutte queste gravidanze che irrimediabilmente la portano a una morte precoce. Di conseguenza diventa un po' quel carattere di donna stereotipata, di perfezione. Donna angelicata. Sì, del dolce stil novo, insomma, sì. E di conseguenza lui la ricorderà per tutta la vita con un tono e con una affezione tutta particolare, mentre per il padre, fratelli, loro sono solo tre che sopravvivono su sette. Lui, diciamo, è maggiore. Lui è maggiore. Lui in sostanza fa di tutto per mantenere la famiglia già da ragazzino, perché ha la fortuna, nonostante tutto quello che succede, e lì è un segno della provvidenza per chi ci vuole credere, e io ci credo, di poter incontrare le persone giuste che suppliscono a tutte le carenze che vive in casa. Sono i suoi maestri, fondamentalmente Gottlob Neefe e poi Joseph Haydn. Gli altri che incontra prima, tutti si spacciano un po' per maestri. Anche questa è una cosa che non è molto chiara nella storiografia di Beethoven, perché a un certo punto sembra che avesse passato una decina di persone prima di incontrare il maestro. Non si riesce a capire quanti l'abbiano incontrati veramente, quanti hanno voluto dire di averlo incontrato o tramite terze persone gliel'abbiano voluto mettere vicino. Fatto sta che chiunque incontrasse Beethoven notava questa musicalità straordinaria. Neefe è l'incontro determinante, gli fa conoscere la letteratura pianistica dell'epoca, dico pianistica perché cembalo è già uno strumento in decadenza in quel periodo, nonostante quasi tutti scrivano per cembalo, ma tutti già conoscono un po' il fortepiano, eccetera. Di conseguenza Neefe lo introduce a musica contemporanea dell'epoca, quella che è. E la fortuna di Beethoven è che viene nutrito da tutte le influenze possibili e immaginabili, musicali, intorno, negli ambienti giusti. Se il padre, in pratica, è un fallito come cantante, il figlio ha l'accesso al teatro dell'opera nella porta principale, perché va a accompagnare al cembalo. L'accompagnatore al cembalo è un personaggio importante, perché oltre ad accompagnare fa un po' da collante con quello che una volta era il continuo, però in pratica è come se fosse un assistente del direttore d'orchestra, quello che fa le prove con i cantanti, fa le prove con i solisti. Insomma, un bel ruolo. Arricchisce e fa quel bagaglio di esperienza che fa il mestiere, ecco, il vero e proprio mestiere. Di conseguenza la sua fortuna è di avere a che fare con tutta questa gente che oltretutto gli vuol bene. Riesce ad ottenere anche uno stipendio con quale mantiene lui la famiglia piuttosto che il padre. E fa degli incontri determinanti. Ora, le composizioni, avevamo detto l'altra volta in un'altra puntata, di quella che è la prima composizione a stampa, che è questa marcia, una serie di variazioni sulla marcia di Drassler. In realtà, proprio per ottenere uno degli incarichi
per quali. Tra l'altro, uno dei pochissimi incarichi ufficiali di Beethoven che ha sempre poi rifuggito lavori Libero stabili, professionista, diremo oggi. Ecco, assolutamente, però senza neanche la partita IVA, proprio una libero e situazione basta. libero e basta. In realtà abbiamo questa composizione che è una piccolissima fuga a due voci, che sembra quasi più un esercizio, ma viene scritto per dimostrare al futuro datore di lavoro che è capace. Noi l'abbiamo e l'ascoltiamo. Prego. Prima di sottolineare l'essenza dell'opera, vorrei farti i complimenti perché sei tu Ah, l'esecutore all'organo. grazie, questo è un prodotto discografico che segue ciò che abbiamo in mente noi di fare qui, cioè di descrivere il panorama musicale, in quel caso accanto all'organo, nell'epoca di Beethoven, quindi chi sono, come dicevo, Neefe, Albersberger e altri musicisti che hanno influito direttamente come insegnanti, altri che erano il corollario e che lui in parte ha conosciuto o comunque ne ha conosciuto l'opera perché era nell'ambiente musicale, e altri che sembrano distanti ma non lo sono. Schubert, che però è debitore in toto a Beethoven, piuttosto che appunto Morandi, che è un italiano che apparentemente non c'entra nulla, ma era il maestro del cembalo, e torniamo alla descrizione di prima, di Rossini, e quindi che a Vienna ha tutti i suoi successi. Certo. L'ultimo è Lucchesi, di cui non abbiamo ancora accennato, ma che è il maestro di cappella a Bonn in quel Ecco. periodo. Compositore, non voglio dire mediocre, ma Modesto. poco, sì, ha qualcosa di interessante, ma mestierante come tanti. Non è un modo negativo di descrivere, però a volte le persone vanno collocate bene, altrimenti non si riesce a percepire lo stacco che c'è nell'importanza della vita musicale di qualcuno. Lucchesi non influisce praticamente in nulla in Beethoven. È strano perché gli italiani di solito, anche solo da un punto di vista melodico, non influiscono. L'italiano che influirà poi, Beethoven, è Salieri, che sarà Il suo famoso mentore, Antonio Salieri e famoso, ritorna che ritorna da Mozart. perché
Mentre in Pushkin, Di che è cui noi, lo, vero. scusa se una piccola parentesi, anche un po' di aneddoto, noi, questo povero Antonio Salieri, che in realtà ci sta antipatico No. per, a causa del film Amadeus, ma in realtà. È Pushkin il responsabile che in un racconto mette Salieri e Mozart e crea tutta questa cosa. La verità è che Salieri era un pezzo di pane, un sant'uomo, nel senso che ha aiutato tutti, non si è mai messo a fare quello. Probabilmente, come tutti nei propri, nelle proprie professioni, avrà cercato di favorire se stesso un po', Vabbè, ma qui ci anche stiamo. Mozart bonariamente lo salutava. Ma Salieri è importantissimo perché tutta una generazione di personaggi sono passati da lui. Beethoven va a studiare orchestrazione e altre cose da Salieri e Salieri è ben felice di fargli lezione. E tanti altri musicisti importanti. Viene da tutti ricordato con grande benevolenza. Non si capisce come un bel giorno Pushkin si mette a fare questa cosa, che ha un successo strepitoso e come spesso capita, a forza di abbaiare la stessa cosa, questa diventa. Diventa verità. Esatto. Invece l'altro lavoro appunto interessante di Nefe, che gli pubblica invece il primo brano proprio, che è questa serie di variazioni. E questo ufficialmente è considerata la prima opera Sì. pubblicata. Noi, prima di chiedere alla nostra regia di mandarla in trasmissione, così possiamo gustarci questa musica del primissimo Beethoven, vorrei sottolineare con te, Eugenio, questo, che stiamo parlando di un bambino poco più che decenne. Sì. Perché se è vero il discorso del padre che gli toglie 2, 3 anni, no, va bene, ok, però. Stando alla sua età reale, come l'abbiamo potuta ricostruire, si parla di 12-13 Sì, anni. ma si parla. Allora, c'è anche qua ci sono a volte dei problemi di fondo che vanno contestualizzati. In questo periodo storico vi sono diversi episodi di ragazzini prodigio, ma ce n'è una bella quantità. Un po' anche perché era un po' la curiosità dell'epoca e di conseguenza non fa poi così notizia. Il problema è mantenere le aspettative e andare avanti. Proprio recentemente ho visto un bellissimo documentario su Bernini, un piccolo Bernini che già a 8-10 anni collabora col padre scultore e che a 12 fa delle meraviglie. Il problema a volte non è il fare queste meraviglie che possono capitare anche casualmente, il problema è mantenerle Eh sviluppate. certo. E questa è stata un po' la tragedia del giovane Mozart, perché da un certo punto di vista era in quell'età di mezzo che è l'adolescenza, dove non sei né carne né pesce, e anche dalla professione questo succede, ma succede anche a tanti attori. Se noi pensiamo a Shirley Temple. Ragazzina ha esaurito il suo periodo prima di diventare una donna e avere ruoli da donna, è stata in questo limbo dove non sapevano più che parte darle. È un parallelo simpatico che permette di comprendere magari in maniera più facile una situazione. Per lui era tutto apprendistato, essendo già stipendiato, per poco che fosse, ma lo era, questo dava già una E il dignità padre importante. ringraziava. Padre ringraziava se se ne rendeva conto. Ma il ragazzo ha l'opportunità di non dover soggiacere a determinate cose, ma portare avanti un'educazione in maniera alternativa, certamente, ma portarla avanti e non dovendo dipendere da un genitore o da qualcuno che vuole sfruttarlo. Quindi questa cosa qui diventa importante, è protetto dal mentore che ha, perché questo fa in modo che poi tutte le scelte della vita che lui prende sono dettate dal fatto che qualcuno lo sta aiutando. Più disinteressatamente, o comunque ai Certo. suoi occhi più disinteressatamente che neanche il padre. Quando lui aiuterà il nipote prediletto, Carla, che poi tenterà un suicidio, nessuno capirà mai esattamente come è andato, vari film hanno romanzato gli avvenimenti. Addirittura qualcuno era venuto a esagerare dicendo che fosse un figlio illegittimo di lui stesso, che quindi non era insomma, delle cose molto al di là del romanticismo più spinto. Fatto sta che i rapporti sono difficili perché non li ha vissuti sulla sua Certo, pelle certo. e diventa tutto difficile. Però la sua fortuna è di avere appunto dei mentori importanti come Nefe e come sarà poi Haydn. Allora, intanto chiedo alla regia di preparare il secondo brano che ascolteremo insieme. Sottolineando soltanto questo fatto, non so se è
corretto e sempre tu mi integri nella correzione. Il giovane Ludwig ha, come tu hai ben detto, tutta una sorta di padri in qualche modo spirituale, no? Che lo aiutano, lo sostengono, gli permettono di crescere nella formazione, nell'educazione ed altro. Lui aveva fatto, il giovane Ludwig, come scuole poca roba, quindi molto autodidatta per tante cose, quindi un po' imparando naturalmente a leggere e a scrivere, a far di conto, come si diceva. E ho trovato un documento nel quale il giovane Ludwig si rammarica di aver conservato per tutta la vita una scrittura non bella. Una scrittura, siamo negli anni dove la calligrafia è quasi un'arte, no? Quindi così, ecco, questa scrittura a malapena, io qui leggevo la firma, che è originale, no? Di Ludwig van Beethoven, che vediamo alle nostre spalle. Che mi sembra scritta bene in buona collografia, calligrafia, però guardando bene ci sono in effetti delle incertezze. Possibile che quest'uomo, che è così amato poi alla fine nella sua arte, però questo famoso complesso infantile? Diciamo che ci sono tante cose che si sovrappongono. Il fatto forse di non aver avuto un'educazione di un certo modo e una serenità di fondo che è mancata sicuramente influisce anche da un punto di vista psicologico, no? Guardando una grafia di solito qualcosa. Però viene anche da pensare a un altro aspetto che magari è più inconscio, che è la fretta di vivere. La fretta di finire, come se mancasse il tempo per completare quello che va fatto. Ci sono molte testimonianze di vari compositori, facciamo un esempio, Max Reger, compositore che muore a 43 anni, estremamente interessante, conosciuto solamente per certi aspetti, ma lì ci bisognerebbe veramente dedicarci tanto tempo che non abbiamo. Questa persona è praticamente ingorda nello scrivere, compone continuamente. E non è che compone e basta, ne fa due o tre copie da spedire a questi in modo tale che loro studino, con una grafia che è semplicemente perfetta. E sembra data a stampa. Se uno legge dal manoscritto è perfetto, Beethoven non è così. Beethoven ha fretta di fare, ha fretta di. E nonostante lui abbia tutti questi quaderni di appunti, di schizzi, dove fa, rifà, eccetera, quando arriviamo però alla bella copia, insomma, serve una certa conoscenza paleografica per riuscire ad arrivare in fondo. Detto questo, è frutto della fretta di vivere ed è meraviglioso pensare di avere così urgenza di comunicare. A volte capita nello scrivere, a volte capita in altro. Certo, c'è gente che studia molto di più e che ha grafie terrificanti come aveva il mio medico. Quindi diciamo che si è sempre in bella compagnia, no? L'importante è sapere qual è il messaggio di fondo che i nostri carissimi farmacisti sanno sempre interpretare, ma altrimenti sarebbe stato difficile, quindi diciamo che è in ottima compagnia. E allora ascoltiamo la seconda di fatto Composizione. composizione di Ludwig, ma ufficialmente la prima perché ufficialmente è stata questa ad essere pubblicata. La vogliamo ripetere? Sì, sono delle variazioni su una marcia di Drasler.
Naturalmente la composizione prosegue ancora perché non è lunghissima, ma insomma qualche minuto è, però già da questi pochissimi, due, forse 2 minuti, c'è già tutto. Ludwig già Vediamo, si prepara a diventare Beethoven. vediamo delle cose che sono fondamentali. Primo, il fatto dell'amore per la variazione, che è la forma principe della sua produzione. Se noi dovessimo ricordare lui per un qualcosa in particolare, lo ricordiamo per le Variazione. variazioni, piuttosto che neanche per le sonate, eccetera, perché la variazione è sinonimo di improvvisazione, arte in cui Ce lo spieghi era musicalmente? straordinaria. Variazione, un tema. Si tratta di prendere un tema e semplicemente trasformarlo lentamente, facendolo poi diventare tutta un'altra Altro, cosa, come altro. fosse una metamorfosi. Esistono due modi fondamentali per fare una variazione. La prima è quella di mantenere uno scheletro armonico, cioè dati determinati accordi che rimangono imperturbabili, succedono una serie di variazioni ritmiche all'interno. L'altro modo invece è quello di cambiare anche l'armonia. In questa che abbiamo sentito e che avevo già sentito tempo fa, Nella puntata speciale che gli abbiamo dedicato il 17 dicembre. abbiamo queste variazioni su un'armonia che è immutabile, che diventa un po' il marchio di fabbrica. Anche perché in questa maniera, tenendo un'armonia di fondo, abbiamo inconsciamente il ricordo costante di ciò che succede. Questo vuol dire che anche se noi non ci accorgiamo esattamente della melodia che magari è scomparsa, abbiamo un tappeto di fondo fatto dagli accordi che comunque ci mantiene in quell'atmosfera. L'altro tipo di variazione invece è quella dove tutto trascende ed è il caso di determinate variazioni come quelle sull'eroica, dove da un certo punto in avanti c'è uno sviluppo, cioè non è più la variazione normale che avremo 16 battute, Certo. ma questo diventa altro. Quello che succede nel finale della nona di Beethoven e quello che succede in altre composizioni. In questo caso, invece, diciamo che è il tipo di forma che veniva dato per improvvisare, ossia si dà un tema, oppure c'è un tema originale, e su quello si crea. La bellezza di questa forma è che dà la possibilità, seppur in un contenitore chiuso, di esplorare di tutto, perché possiamo usare il pianissimo, il fortissimo, l'accezione più lenta, l'andare più veloce, il giocare col ritmo, insomma, tutto quello che la nostra fantasia dà. E Beethoven, bisogna ricordarsi che pare avesse una tale veemenza e una tale creatività che veramente creasse scompensi in chi lo ascoltava. Ci sono questi aneddoti molto simpatici dove pare che specialmente nell'improvvisare scatenasse sentimenti non così comuni all'epoca, o almeno in certi ambiti aristocratici, per cui si racconta di questi svenimenti da Addirittura, parte delle ascoltatrici che giovani rimanevano fanciulle, estasiate, sì, quindi scosse addirittura da questa musica, al punto di andare in deliquio. sì, ma è testimoniato da tanti Perché scritti. risvegliava degli istinti, Dovete presumibilmente. Bisogna immaginare di essere in un ambiente molto asettico, l'aristocrazia non è mescolata al popolino, quindi vive una realtà completamente diversa. Sarà Beethoven, saranno altri compositori fino a Mahler, fino ad altri che porteranno la strada nel palazzo e non il palazzo in strada, che sono due idee molto diverse. Totalmente. Il Mahler che porta una marcia funebre di stampo Kiddisch, o comunque Certo, certo. e lo porta Ebraico, in un certo. ambiente che è profondamente antisemita, come è la Vienna di un certo, nella prima sinfonia, è qualcosa che scuote, crea scandalo, però fa capire che la società sta mutando. Beethoven che porta non solo quello che porta il popolo che lui ha alle sue spalle, perché comunque la sua professione non è vista ancora alla stregua di un architetto o di altri, ma è vista come quella di un servitore. Bisogna ricordarsi che la maggior parte dei musicisti di corte non faceva solo il musicista, ma c'era chi faceva il musicista e il ciambellano, il musicista e il maggiordomo, il musicista e magari portava i cavalli a zonzo. Sono cose complesse da immaginare oggi che vediamo le professioni come un qualcosa di Certo. diverso.
Di conseguenza, vederlo in un certo modo che viene nel nostro ambiente e magari pretende di star seduto al nostro tavolo, non è esattamente. Sappiamo benissimo tutte le cose che capitano con quelli che vengono definiti i parvenus, tutt'oggi, i nuovi ricchi o cosa. Qual è la vera discriminante? È la cultura di fondo. Il parvenu purtroppo non ha colpa sua se ha fatto fortuna. Ma spesso, quando lui vuole andare da qualche parte dove l'unica ricchezza di qualcuno invece è il bagaglio culturale, farà sempre brutta figura, purtroppo. Se invece si arriva perché c'è anche un bagaglio culturale dietro, tutto è molto più facile per essere accettati. È vero. Accettati a tavola, non in altre cose magari. Qui ci porta abbastanza lontano il ragionamento. Però è figlio di È vero. questo anelito che poi Assolutamente, Beethoven sente assolutamente, tutta la vita. assolutamente, assolutamente. Questo spiega anche alcune ombrosità, forse anche del suo carattere, Assolutamente. forse anche qualche nevrosi. Non possiamo. Molto probabilmente il fatto della non accettazione, come già in Mozart, però Mozart aveva un genio più facile da essere riconosciuto e una malleabilità di Forse carattere che anche più pare, positivo anche lui, sì, ma un più. carattere proprio più amicone, diciamo. Beethoven, che invece viveva questa difficoltà dall'inizio, non avendo niente alle spalle, quindi essersi guadagnato qualsiasi cosa, la vive con maggiore Anche ambienti difficoltà. non solo culturali, penso anche religiosi, anche diversi. È vero, la Bonn, tu Tutto. l'hai già detto, era una Bonn cattolica in Sì, questo caso, però nella ma diverso. protestante Lui viene Germania. aiutato dalla Chiesa Cattolica, i frati gli danno una posizione, la prima posizione che ha come impiego è in una chiesa minore. Appunto. Per cui lui non ha mai vissuto questa difficoltà, Mozart molto di più, perché c'è l'arcivescovo, c'è il potere, Salisburgo, tante tutte cose, cose sì. diverse. E lui vive, lui sa cos'è il mondo Mozart, perché l'ha vissuto, quindi vive la provincia malamente. Beethoven, che non ha mai visto il mondo, già è tutto diverso, quindi è tutta una conquista e quello che gli sembra di aver ottenuto a casa se lo deve guadagnare di nuovo a Vienna. E questo sarà un bellissimo capitolo che affronteremo nelle prossime puntate, perché veramente parlando di Ludwig van Beethoven, il tempo scorre velocissimo, caro Eugenio. È meraviglioso perché condividere così è come condividere una passeggiata. Questo vogliamo fare, vorremmo fare fino, pensa, giugno è così lontano. Però arriverà molto presto e in questi mesi, in queste settimane, settimana dopo settimana, cercheremo di conoscere sempre più, ripeto ancora, non solo l'uomo Ludwig, ma la sua opera, il contesto, la società in cui si è mosso, anche coloro che hanno, non certo condizionato, ma influito anche sulla sua formazione e crescita, fino a lasciare a tutti noi, ripeto ancora, questo enorme, unico patrimonio musicale che va sotto la definizione produzione di Ludwig van Beethoven. Noi ci lasciamo con una sonata in fa minore. E dando l'appuntamento naturalmente per la settimana prossima, sempre alle 21:20, perché il tema della sonata, Eugenio, sarà il tema della nostra puntata prossima. Tra l'altro, sonata che ha il numero d'opera 2, quando lui ha già composto tanta altra musica, e quindi questa è una cosa Sarà simpatica. molto interessante capire perché. Grazie Eugenio, grazie a tutti voi cari amici per essere stati con noi a conoscere assieme Ludwig van Beethoven. Grazie, buonasera.